Ciao a tutti! Oggi, come anticipato nel video precedente, vogliamo farvi vedere le caratteristiche e le funzionalità della nuova Canon R5 Mark II. La macchina è appena arrivata in negozio. Come ha anticipato Sara, siamo in una fase in cui le macchine hanno iniziato ad arrivare. Era previsto dalla distribuzione di Canon che le macchine iniziassero ad arrivare nei negozi europei alla fine di agosto. E infatti fortunatamente hanno rispettato i patti. Chiaramente siamo in una fase in cui le macchine che arrivano sono ancora poche, c'è una lista d'attesa nella quale bisogna infilarsi se si desidera la macchina, soprattutto in queste prime fasi in cui i prodotti un po' scarseggiano e quindi in un certo senso bisogna aspettare il proprio turno. La macchina abbiamo avuto modo di provarla in una riunione interna per i rivenditori che Canon ha avuto poco prima di agosto. Abbiamo avuto in mano sia l'R1 che l'R5 Mark II. Tutto sommato siamo riusciti a vedere le sue caratteristiche, che davvero sono molto interessanti, perché non è un semplice miglioramento della R5 prima serie, che comunque ha generato migliaia e migliaia di clienti soddisfatti. Fondamentalmente sono state prese le caratteristiche di R3 ed R1 e sono state fuse insieme alla prima R5. Quello che è nato da questa fusione fra due categorie diverse, perché comunque l'R5 era una macchina ad alta risoluzione, quindi era, benché avesse delle caratteristiche molto rapide, era una macchina destinata all'utilizzo in studio, mentre l'R3, per via di una risoluzione più bassa, perché aveva 24 milioni di pixel contro 45, era una macchina più orientata verso l'utente che faceva sport o comunque quelle situazioni in cui non hai bisogno di una risoluzione altissima, ma di una macchina molto performante da un punto di vista velocità di messa a fuoco, aggancio del soggetto e così via. Quindi con la nascita di R5 Mark II, Canon ha un po' riunito, un po' come aveva fatto con la prima EOS 1 DX, che aveva unito D e DS in un unico corpo che faceva un po' tutto, la stessa cosa è successa con R5 Mark II, dove abbiamo un corpo macchina piccolo come quello della vecchia R5, in realtà è leggermente più spesso, forse perché hanno aggiunto una parte di ventilazione che in questo caso è passiva, nel senso che ci sono le feritoie dove passa l'aria calda, ma soltanto con il grip andiamo ad attivare una ventilazione efficiente. Però in questo corpo così piccolo abbiamo concentrato la tecnologia che era presente invece nelle ammiraglie, e questo sicuramente permette alla macchina di avere delle performance di messa a fuoco straordinarie. Il cuore pulsante di questa macchina non è il processore Digic X, non è il sensore, che comunque è un retroilluminato da 45 milioni di pixel di ultima generazione, ok, ma è il Digic Accelerator, il nuovo processore che Canon ha inserito in questa macchina e in R1, dove abbiamo una sorta di rete neurale, e Canon lo definisce proprio così, dove il sistema di messa a fuoco raggiunge performance straordinarie, che non significa riconoscere soggetto, cosa che peraltro faceva già la macchina precedente, ma proprio quella capacità di riconoscere la situazione nella quale siamo immersi e di agganciare il soggetto che desideriamo e di non perderlo nemmeno se viene ostacolato da un oggetto che si frappone fra il fotografo o il videomaker e il soggetto da riprendere, né in quelle situazioni in cui il nostro soggetto magari cambia posizione. Ecco, questo nuovo processore, il Digic Accelerator, permette alla macchina di rimanere agganciato al soggetto anche se il soggetto nell'inquadratura non c'è per qualche frazione di secondo. Ma il Digic Accelerator non si occupa soltanto della messa a fuoco, ma riduce il rumore, che è un'altra delle caratteristiche che sulla scheda tecnica non emerge. Quindi, purtroppo, sulle schede tecniche spesso vengono indicati i fattori fisici della macchina, il numero di pixel, fotogrammi al secondo, le frequenze, però ci sono dettagli che nelle schede tecniche non si riesce a far emergere. Queste informazioni noi le capiamo soltanto provando il prodotto o ricevendo feedback dai nostri clienti professionisti. Uno dei feedback principali di questa macchina è che ha molto meno rumore della sua sorella precedente.
mente. E questo sicuramente è un valore aggiunto importante, perché quando si parla di macchine a bassa risoluzione, 12, 16, 24 milioni di pixel, è facile avere poco rumore, perché il rumore è proporzionale con la densità dei pixel. Più sono alti i pixel, più c'è rumore. Quindi una macchina che ha 45 milioni di pixel è normale che abbia più rumore di una macchina meno risoluta. In questa macchina però, grazie alla funzionalità del Digic Accelerator e alla sua rete neurale e al DigitX già presente nelle altre macchine, abbiamo una riduzione sensibile del rumore, dandoci un'immagine sicuramente più nitida. Ma non solo quando lavoriamo ad alte sensibilità, ma anche nelle lunghe pose. Quindi sicuramente è una macchina che può essere adatta anche per la fotografia astronomica o in quelle situazioni in cui il fotografo deve fare dei panorami notturni. A partecipare al concerto di questa riduzione del rumore e un miglioramento qualitativo c'è chiaramente anche il sensore stacked da 45 milioni di pixel retroilluminato, che permette sicuramente di avere molto meno rumore rispetto ad altri sensori che magari sono anche usciti più di recente, ma che per avere delle funzionalità come il Global Shutter sicuramente vanno a rinunciare un pochino sulla gestione del rumore. E questo è un dato abbastanza chiaro ed evidente. Per concludere invece l'argomento messa a fuoco, il sistema di Dual Pixel CMOS AF sicuramente ci permette di avere un sistema di messa a fuoco molto rapido, in grado di agganciare il soggetto, come abbiamo detto prima, senza problemi. Ma una delle funzionalità che Canon ha integrato all'interno di R3, quindi la precedente ammiraglia prima dell'avvento di R1, era sicuramente il sistema di messa a fuoco tramite l'occhio. Sistema di messa a fuoco tramite l'occhio che i fotografi un po' datati, come me, che magari lavoravano in pellicola, o come papà, perché comunque Canon è sempre stato il suo marchio del cuore, chi conosce papà lo sa perfettamente, non è mai stato un segreto. E quindi il sistema A-Control di Canon, che Canon aveva integrato nelle macchine professionali e semiprofessionali a pellicola, nelle reflex a pellicola, e che era stato dimenticato, messo da parte, trascurato un pochino, in tutta la parte del sistema reflex digitale. Non abbiamo mai capito perché Canon non abbia mai inserito questa funzionalità all'interno del sistema delle reflex digitali, anche perché nel mondo della fotografia analogica aveva avuto un ottimo successo. E fortunatamente è saltato fuori con R3. Il funzionamento è semplicissimo. Quando noi guardiamo all'interno del mirino e vediamo l'immagine che viene proiettata dalla macchina, la macchina è in grado di tracciare la posizione dell'occhio del fotografo e di capire in che punto sta guardando dell'immagine. Questo permette alla macchina di decidere che cosa mettere a fuoco in base a dove sta guardando il fotografo che sta inquadrando l'immagine, che è una delle robe più straordinarie e banali del sistema, perché non è più una scelta della macchina quella di decidere qual è il soggetto da mettere a fuoco. Perché come funzionava prima? Allora, nel mondo delle reflex le macchine potevano avere 9 punti di messa a fuoco, 11, 32 punti di messa a fuoco. C'erano macchine anche con molti più punti di messa a fuoco. Quei punti a cosa servivano? La macchina fondamentalmente li leggeva tutti e poi metteva a fuoco la cosa più vicina. Il risultato è che se noi avevamo una persona a 2 metri di distanza e avevamo una colonna a 1 metro di distanza, le reflex mettevano a fuoco la colonna perché era l'oggetto più vicino che veniva riconosciuto all'interno dell'inquadratura. Ma perché le reflex non riuscivano a vedere quello che stavano inquadrando. Loro misuravano tanti punti e poi mettevano a fuoco il punto più vicino. Con le mirrorless questo discorso si è capovolto. Le macchine fotografiche mirrorless capiscono quello che stanno inquadrando e quindi riconoscono i soggetti che noi gli diciamo, persone, animali, veicoli. Questa capacità che ha la macchina di riconoscere il soggetto ha un po' limitato la libertà del fotografo. Nel senso che il fotografo diceva alla macchina, guarda che devo fotografare delle persone, quindi se io ho una colonna a 1 metro e una persona a 2 metri, la macchina fotografica mirrorless metteva a fuoco la persona. Ma abbiamo tolto questo potere al fotografo, quindi il fotografo, se
dovesse decidere in modo manuale qual è invece il soggetto che vogliamo mettere a fuoco, deve o usare il joystick o toccare il display o spostare delle ghiere. Invece il sistema E-Control porta questa selezione a un livello estremamente base, perché non c'è cosa più naturale per un fotografo di guardare il soggetto che vogliamo mettere a fuoco. È una banalità talmente straordinaria che però porta questo sistema a un livello pazzesco, perché il fotografo guarderà sempre il soggetto che vuole fotografare, che vuole a fuoco. Quindi il sistema di messa a fuoco tramite l'occhio del fotografo, benché sia effettivamente un po' complicato da configurare, perché la macchina deve imparare a riconoscere il nostro occhio, va addestrata, per così dire, nel momento in cui superiamo quella fase di addestramento di 3 o 4 letture sovrapposte in varie condizioni di luce, la macchina a quel punto sarà in grado di capire dove noi stiamo guardando e che cosa mettere a fuoco. Nel momento in cui io guardo la macchina e appare all'interno del mirino, appare un cerchietto che segue il nostro sguardo, quindi se io guardo a destra ho un cerchietto che si muove a destra, se guardo verso sinistra lui seguirà il mio sguardo, nel momento in cui pigio per fare la messa a fuoco, quel puntino diventa l'aggancio della messa a fuoco. A quel punto il fotografo può guardare anche altrove, perché la macchina avrà riconosciuto il soggetto da mettere a fuoco, lo aggancia e a quel punto tramite il Dual Pixel CMOS AF, il DigiKix, il Digic Accelerator, non lo perderà più, perché la macchina sa che quello sarà il soggetto che noi vogliamo mettere a fuoco. Quindi a questo punto il fotografo torna ad avere il controllo vero della messa a fuoco e di che cosa mettere a fuoco in un istante. Questa funzionalità combinata porta la macchina a un livello di precisione, di messa a fuoco, di aggancio, riconoscimento del soggetto che poche altre macchine hanno. Poi possiamo parlare del sistema video che registra in 8K, lo faceva anche la macchina vecchia. La macchina vecchia era entrata in una piccola bufera di critiche perché registrava 8K per massimo 12 minuti e tutti dicevano, però caspita, 12 minuti sono pochi, poi la macchina si scalda. In realtà ci sembrava una polemica poco pratica e oggettiva. Nessuno registrerebbe per più di 12 minuti in 8K, primo perché l'8K, che sono 32 milioni di pixel a fotogramma per 30 fotogrammi al secondo, fatevi voi due conti, è un file enorme. Ma in un ambito tradizionale non si usano mai. Nel mondo video professionale le clip durano al massimo 10-15 secondi, se proprio vogliamo esagerare. E quindi quando una macchina registra in continuo 12 minuti in 8K era più che sufficiente per l'utilizzo professionale. È chiaro che non ci faccio la recita della nipotina al teatro, ma non è lo scopo dell'8K fare quel tipo di lavoro. Comunque Canon ha un po' ascoltato queste lamentele, per così dire, e ha creato per questa macchina un grip da montare sotto che ha una ventilazione attiva, quindi sfrutta queste feritoie che ci sono sotto la macchina e di lato per far entrare e uscire l'aria fresca vicino al sensore. Quindi sicuramente questo problema del surriscaldamento e del limite del 12 minuti per la registrazione video in 8K è stata superata grazie a questa funzionalità nuova. In questo modo andiamo a quadruplicare addirittura le performance video di questa macchina. La macchina ha poi tutta una funzionalità video molto estesa, ha C-Log2, C-Log3, ha la possibilità di registrare un light RAW a 12 bit, abbiamo la possibilità davvero di utilizzare questa macchina in modalità video professionale. Quindi sicuramente il videomaker rimarrà soddisfatto ed è un prodotto del classico one man band, cioè è il prodotto che va bene per quel fotografo freelance che deve adattarsi e soddisfare le richieste di tantissimi clienti diversi. Quindi è una macchina che va bene in studio, 45 milioni di pixel, è una macchina che va bene per fare spot, pubblicità, cinema, corti, perché 4K, 8K,
60 fotogrammi al secondo, arriva a 240 fotogrammi al secondo, riducendo la risoluzione. Abbiamo la ventilazione, funzionalità C-Log2, C-Log3, quindi abbiamo tutta una serie di funzionalità sia di formati diversi che di color grading, e questo ci permette di soddisfare il videomaker. È una macchina che va benissimo per il fotografo che fa sport, perché abbiamo detto che aggancia soggetto, se ci sono più soggetti il fotografo guarda quello che deve mettere a fuoco, quindi funziona e mette a fuoco il soggetto che ci interessa, e va bene per lo sport. E a questo punto, avendo la funzionalità nata per l'ambito sportivo e unendo la funzionalità dello studio da 45 megapixel, è una macchina che soddisfa anche il fotografo professionale o amatore che fa natura, caccia fotografica, panorami, e va bene anche per il fotografo che fa reportage. Quindi è una macchina davvero trasversale che soddisfa una quantità di fotografi differenti e il fotografo che deve fare un po' tutto. Quindi è sicuramente una macchina davvero molto interessante. Giusto due funzionalità al volo fisiche. La macchina utilizza LPSA, quindi le stesse batterie delle vecchie macchine. Per questa macchina è stata creata una batteria nuova che è l'LPE6P. La parte di teleporte è la stessa, quindi c'è l'USB, c'è l'uscita cuffie, l'ingresso microfonico. Abbiamo un HDMI, vediamo se è completa. Sì, è di quelle grosse, quindi sicuramente una cosa molto molto apprezzata. Abbiamo l'uscita sincro flash, il PC Sync, che permette l'utilizzo dei flash da studio. Davanti il multipolare per gli scatti remoti, quindi i telecomandi, che sia il temporizzato o quello liscio. Gli hanno finalmente aggiunto una slitta, perché questa è la nuova multifunzione. Le slitte multifunzione dei flash nuovi di Canon hanno una serie di contatti in fondo che potrebbero essere un po' più delicati rispetto alla classica slitta ISO. Per questo motivo gli hanno messo un coperchietto in gomma che, come abbiamo visto nel video, quello dove si sentono i rumori, è stato addirittura migliorato con una sorta di lock che permette al tappo di non essere perso per errore. In realtà in una macchina professionale è abbastanza comune che la slitta ISO sia esposta e non sia chiusa dentro, però giusto per essere più prudenti si metteva questa protezione. Display orientabile, abbiamo il joystick, doppio slot, SD e CF Express di tipo B. Cos'altro dire? La macchina ha la tendina chiusa quando è spenta o quando cambiamo l'obiettivo, in modo tale da proteggere il sensore. Consiglio quello sempre di spegnere la macchina prima di cambiare l'obiettivo, perché il sensore è vero che si potrebbe chiudere la tendina e quindi rimane protetto fisicamente, ma il sensore quando è acceso è un elettrocalamita, quindi un sensore esposto cattura più frequentemente la polvere, quindi sicuramente è meglio spegnere la macchina prima di cambiare l'obiettivo. E basta, signori, questa è una macchina che soddisferà tanto e soddisferà tanti, perché è una macchina, come dicevamo, adatta a tantissimi fotografi differenti o a quel fotografo che deve fare un po' tutto. Non vi posso dire di venire in negozio a vederla perché ne stanno arrivando davvero poche. Vi invito comunque a prenotarla se davvero vi interessa riceverla a breve. Adesso stiamo cercando di parlare con Canon anche per poter fare degli eventi dove poter avere delle unità demo da provare, per giocare, perché è importante mettere le mani su questa macchina. Venite pure sul nostro sito a vedere le caratteristiche, potete seguirci anche sui canali social per vedere le novità e passate in negozio, che ci fa sempre piacere parlare e fare una chiacchierata con voi. Grazie, ciao!